te, Ana, la mia unica confidente. Scrivo queste ultime parole prima di scomparire per sempre con la mia amata Sirena. Come ogni uomo, ho voluto lasciare una traccia della mia presenza su questa terra. Ma per quanto ci sia riuscito, ho incontrato un amore davvero eccezionale. È stato a Venezia, il 4 settembre 1997. Di tutti i paesi visitati, di tutti i porti in cui sono approdato, Venezia è l'unica città che mi ha davvero stregato. Fin dal primo momento ho sentito un'attrazione molto forte per questa città e, come sai, ho deciso di vivere qui. Per fortuna ho trovato questa grande casa in riva al mare, una casa in cui nessuno voleva vivere perché si dice che fosse infestata. In diverse occasioni ho incontrato questo misterioso occupante, voleva farmi paura, ma ho il privilegio di non aver paura della morte. E così mi ha solo distratto un po'. Questo è stato il mio primo approccio con lo straordinario. Questo potrebbe essere il motivo per cui non mi ha sorpreso quel famoso 4 settembre, in cui nei pressi della curva di un canale, sotto un ponte, per la prima volta l'ho ascoltata. In un primo momento ho percepito come un sussurro, ho avvicinato l'orecchio all'acqua e all'improvviso uscì dalle onde. Aglaope è il suo nome, è una sirena. Questa è la sirena che mi ha toccato il cuore. Dovresti vedere com'è bella. È come tutte le sirene, ma qualcosa di diverso. Mi ha letteralmente affascinato. È il mio più grande piacere, ma è anche il mio più grande dolore. Da quel giorno cammino e cammino e cammino a Venezia, ma oramai io appartengo al mondo del mare. Ho lasciato passare troppo tempo, ma ora ho preso la mia decisione. Non so cosa mi succederà, ma all'alba andrò a trovarla. Ho aspettato a lungo questo giorno meraviglioso, quando finalmente cireremo in fondo all'oceano. Ora Venezia può anche essere inghiottita dalle onde. Io ho trovato la mia sirena. Ti dico addio, ma non essere triste. Questo è il giorno più felice della mia vita. E se un giorno verrai a Venezia, ricordati di me. Tuo Virgilio.